Realizzare un vero e proprio piano dei parchi giochi per spazi adeguati a bambini e famiglie, questa è la proposta del consigliere comunale del PD al comune di Foggia, Francesco De Vito. Elaborare un vero e proprio piano, dunque in collaborazione con il coinvolgimento delle associazioni cittadine, dei genitori e delle realtà associative che si occupano di inclusione delle persone con disabilità. L'obiettivo è quello di riqualificare i parchi giochi comunali, procedere alla riparazione e alla sostituzione dei giochi danneggiati o vetusti, implementare strutture di nuova concezione ideate per rendere totalmente fruibili le aree ai bambini disabili e riorganizzare, dove necessario, la manutenzione e la gestione degli stessi, con un'attenzione specifica alla questione della sorveglianza e sicurezza. Proprio oggi sono iniziati i sopralluoghi nei parchi giochi comunali recintati di Foggia, nella Villa Comunale, nel quartiere Ceppi a San Pio X. Di concerto con l'assessore all'ambiente Lucia Aprile si è stabilito che la prima priorità sarà quella di procedere con la sostituzione dei giochi non più funzionanti. A darne notizia dunque è proprio il consigliere comunale del Partito Democratico di Foggia, con delega ai parchi giochi, in pieno accordo con l'assessore all'ambiente Francesco De Vito. Sarà svolta, dice Francesco De Vito, una ricognizione approfondita e puntuale da parte dello stato di aree e strutture, dall'altro delle risorse già disponibili e di quelle reperibili. Questo ci permetterà, continua De Vito, di avere un quadro complessivo delle zone verdi attrezzate per i giochi e il tempo libero per i bambini e di poter intervenire stabilendo delle priorità. I parchi giochi comunali, sia quelli recintati sia le aree aperte, non sono pochi in città. Il loro stato però in alcuni casi più che in altri mette in evidenza la necessità di interventi urgenti e di altri lavori da calendarizzare. Le condizioni in cui si trovano i parchi giochi sono il risultato di anni di abbandono e incuria, dice De Vito. Riqualificare le strutture, rendere fruibili a tutti e gestire nel modo migliore è l'obiettivo dell'amministrazione comunale di Foggia. Proprio in città i parchi giochi comunali dunque sono tre, quelli recintati. Si tratta di aree molto importanti, soprattutto durante il periodo estivo, quando è ancora più forte l'esigenza da parte dei bambini e delle famiglie di avere degli spazi sicuri e protetti.